Avrei voluto che questo giorno non fosse mai arrivato. Sono tante le cose che vorrei dirti, che vanno al di là di ogni cosa. Sei stato un esempio di come nella vita il sacrificio ripaga sempre, motivandomi anche nel mio cammino. Non ti ho mai visto come un calciatore o come un idolo, ma come un amico da difendere e sostenere nei momenti difficili. Ho gioito. Ho sofferto. Ho combattuto insieme a te, supportandoti in ogni occasione, anche quando tutti ti davano contro. Dopo la tua decisione, non mi resta che colmare questa grande distanza con i ricordi che ci legheranno per sempre. Il mio non è un grazie qualunque. La mia gratitudine va direttamente alla persona che sei e a tutto quello che hai fatto per noi tifosi in tutti questi anni. Ci hai regalato emozioni speciali, diverse dagli altri. Perché quando uno scugnizio napoletano arriva a giocare nella squadra della sua città, è come se tutto il popolo ce l'avesse fatta. Incontrarti di persona è stato il coronamento di un sogno. Poterti abbracciare e guardarti negli occhi è stato un momento che non dimenticherò mai. Adesso non mi rimane che augurarti solo il meglio per questa tua nuova avventura. Ma sappi che, anche a 7.000 km di distanza, ti sosterrò e difenderò. Proprio come fa un vero amico. Ti voglio bene, Lore.